Fallita la Mac Industries, lavoratori a casa, è stata per anni la principale fornitrice della Perini Corber, alle prese con 80 esuberi. Folla ai funerali di Jeremy, tanta gente alla chiesa di Sorbano per l'addio al ragazzo morto a seguito di un incidente stradale all'acquedotto. Easy Barga, fine del cantiere nel 2024, sopralluogo del presidente della provincia Menesini sui lavori all'istituto scolastico Barghigiano. Il Castelnuovo crede ancora nei play-off, la società gialloblu ha deciso di affidare la panchina a Riccardo Contadini con l'obiettivo di inseguire almeno il quarto posto, domenica prossima delicata trasferta a Cerreto Guidi. Buonasera e bentrovati con l'informazione del nostro telegiornale. Dunque, in primo piano la notizia del fallimento dichiarato della ditta Mac Industries, la principale fornitrice della Corber di Mugnano, che come sappiamo è alle prese con 80 esuberi. I lavoratori sono passati nel tempo da 50 a 5. Adesso devono naturalmente rimanere a casa. Sentiamo. È stata dichiarata fallita la Mac Industries, ramo d'impresa della Perini Corber, ceduto nel 2013. Di conseguenza i lavoratori, che nel giro di pochi anni da una cinquantina sono rimasti 5, sono stati sospesi e attualmente devono rimanere a casa. La crisi dell'azienda, specializzata in rulli industriali su misura per impianti di trasformazione, per anni principale ditta fornitrice di Corber, dalla quale derivava il 70% del lavoro, inizia, spiega Massimo Braccini di FIOM CGL, quando la ex Perini di Mugnano, oggi alle prese con 80 esuberi, ha iniziato a rivolgersi ad un altro partner industriale. Questo partenariato industriale nel corso degli anni è venuto meno e man mano l'azienda è pian piano scivolata in una situazione di condizioni difficili. Abbiamo appreso della notizia questa mattina, ovviamente sapevamo della situazione difficile, di grave crisi, infatti i dipendenti erano rimasti 5 dei 55 che erano stati collocati all'interno di quello stabilimento e quindi sapevamo della drammaticità che viveva questa impresa. E purtroppo stamattina questa notizia grave e pesante che bisogna accompagnare e dare la massima tutela a quei lavoratori e poi capire se si può far risorgere un'azienda che comunque sia proviene da un ramo di impresa della Perini e demo risposta a quella situazione critica della crisi del 2013. Intanto bisogna aprire un confronto con il curatore nominato dal Tribunale, a quel punto verificheremo come dargli risposta e se ci sono le condizioni per attuare degli ammortizzatori sociali, oppure è lui a questo punto il nuovo datore, tra virgolette, che può dare delle risposte e vedremo dove possono essere collocati. Voltiamo pagina, una folla commossa, un intero paese in lutto, erano in tanti nella chiesa di Sorbano del Giudice uniti nel dolore per la scomparsa di Jeremy Bianchi, il ventenne lucchese morto domenica sera a seguito di un incidente all'acquedotto proprio a Sorbano. Molti compagni di scuola presenti e coloro che con lui condividevano quotidianità e passione alla Santa Messa officiata da Don Mario Visibelli. Gli amici di tutti i giorni hanno voluto rendere omaggio a Jeremy e alla sua passione per le due ruote. All'uscita del feretro dalla chiesa sono montati in sella e hanno iniziato a far rombare i motori per dargli l'ultimo addio. Cambiamo di nuovo pagina, andiamo a parlare del cantiere dell'istituto Barghigiano Easy Barga che potrebbe essere concluso nel 2024. Vanno avanti i lavori del cantiere aperto a dicembre presso l'Isi di Barga che vedrà, dopo la demolizione già avvenuta di vecchia aula magna e ex scuole medie, la ricostruzione della stessa e di una nuova ala dell'Isi di Barga, molto più capiente e funzionale. Presso il cantiere una verifica sullo stato dei lavori che dovrebbero concludersi nei tempi previsti, ovvero l'aprile del 2024. Si è svolto infatti un sopralluogo del presidente della provincia Luca Menesini insieme ai tecnici della provincia e al direttore dei lavori e con la presenza anche della sindaca di Barga Caterina Campani e della dirigente scolastica Yolanda Bocci. Alla fine dell'intervento, così come è avvenuto già per il cosiddetto blocco A, anche i nuovi edifici saranno adeguati alle più restringenti normative di sicurezza ed antisismiche per una scuola sempre più bella e sicura. Continua il lavoro da parte della provincia sull'edilizia scolastica del nostro territorio. Qui a Barga prevediamo un complesso scolastico, una nuova ala con demolizione e completa ricostruzione, quindi scuole sicure, scuole belle, quindi dove i nostri figli possono ben apprendere i mestieri del futuro. I lavori costeranno quasi 5 milioni di euro, di cui 4,7 milioni resi disponibili dal Ministero dell'Istruzione e i restanti provenienti dal conto termico del GSE.
Decine di ricercatori e di università italiane, 6 università italiane e imprenditori si sono incontrati alla scuola IMT Alti Studi per parlare di obiettivi importanti come la ricerca e lo sviluppo nel mondo delle imprese. Il mondo delle imprese e degli investitori italiani e i protagonisti della ricerca delle 6 scuole universitarie a ordinamento speciale a confronto alla scuola IMT Alti Studi Lucca nel complesso di San Francesco. Si tratta della terza edizione in presenza di Giotto Fair, l'evento organizzato dagli uffici per il trasferimento tecnologico di Scuola Normale Sant'Anna IMT IUS Pavia, Sista di Trieste, GSI dell'Aquila. Una 40 i relatori partecipanti, 60 le aziende provenienti da tutta Italia, di cui 9 sono lucchesi. I ricercatori hanno presentato i propri risultati scientifici all'interno di sessioni tematiche come robotica, intelligenza artificiale, scienze della vita, green economy, nanotecnologia, scienze sociali, beni culturali. In un secondo momento, ricercatori e imprese hanno potuto avviare un confronto diretto sulla base di effettivi interessi reciproci. Dopo didattica e ricerca, oggi le 6 scuole ad ordinamento speciale avviano questa azione sinergica per promuovere la cosiddetta terza missione, cioè il trasferimento di tecnologie, conoscenze e metodologie. In particolare quello che dobbiamo fare è prendere la nostra ricerca, le nostre iniziative sperimentali, le nostre conoscenze e portarle alle aziende, agli investitori, in modo tale che questi nostri prodotti possano poi arrivare ad avere un'applicazione nel mondo reale a livello commerciale. Un'iniziativa inedita all'ex campo di Marte, nascerà un'area protetta dedicata al rapporto uomo-animale. Ce ne parla Egidio Conca. Sarà realizzato nell'area verde dietro l'ex campo di Marte, il primo spazio protetto dedicato al rapporto uomo-animale a Lucca, previsto dal progetto europeo INHABIT che mira a sviluppare una politica integrata uomo-animale. Proprio qui si è conclusa la passeggiata ecologica alla quale hanno partecipato gli studenti di veterinaria dell'Università di Pisa. Il corteo era partito dal Real Collegio dove si è tenuta l'assemblea generale del progetto. Siamo molto onorati di aver ospitato in questi giorni l'assemblea generale di INHABIT, che è un progetto di rilevanza europea che ha visto il coinvolgimento di 4 cittadine europee, Cordoba, Nitra, Riga e la nostra Lucca, che si candida ad essere la prima città europea a misura di animale. Nell'area protetta a Campo di Marte sono in fase di realizzazione recinzioni, cancelli, pavimentazioni e vialetti. Sono state inoltre realizzate le sedute dove potranno salire anche i cani. Rimane da completare l'arredo con panchine, fontane con ciotole, oltre ai giochi e alla sabbiera. Una volta terminato l'intervento al Campo di Marte, i lavori si sposteranno alla seconda area di dimensioni inferiori che verrà realizzata lungo il parco fluviale, in adiacenza al parcheggio. Oltre agli spazi dedicati, il progetto INHABIT ha previsto anche le animabili o Animal Lines, un tracciato dedicato al passeggio degli animali che si sviluppa a partire dalle rive del fiume Serchio fino al quartiere di San Concordio. Prospettive di crescita per i lavoratori della KME di Fornaci di Barga, ma il nuovo anno è iniziato e prosegue con la cassa integrazione. KME Italia chiude il 2022 con risultati tutti in crescita e positivi, così da aumentare il premio di risultato per i lavoratori di circa il 10%. Il nuovo anno parte invece con alcune difficoltà, ma si prevede una buona ripresa nel secondo semestre. È quanto emerso dalla riunione del coordinamento nazionale KME Italia, dove è stato presentato l'andamento dei parametri su cui era stato costruito il nuovo premio di risultato. A riportare i dettagli sono i coordinamenti nazionali di FIM-CISL, FIOM-CGL e WILM-WIL. Il dato più significativo relativo al buon andamento del 2022 nell'ottica dei sindacati è proprio quello del premio di produttività. All'inizio era stato fissato a 1.500 euro e alla fine è salito a 1.660 euro a favore dei lavoratori. Il nuovo anno si è invece aperto con un calo nel settore dell'ottone che impone il ricorso alla cassa integrazione ordinaria fino a maggio, mentre per il secondo semestre l'azienda prevede un'importante ripresa produttiva. Tengono invece molto bene il mercato i prodotti di rame, un quadro incoraggiante che sembra poter garantire anche il mantenimento di tutti i 45 contratti a termine assunti nel 2022. Opportunità di incontri e di business all'Hotel Guinigi di Lucca, dove si sono incontrati imprenditori e liberi professionisti da tutta la Toscana.
Oltre 150 imprenditori e liberi professionisti delle province di Lucca, Massa Carrara, Pistoia e Prato si sono ritrovati all'Hotel Guinigi per scambiarsi contatti, referenze e opportunità di business. Si tratta di un'iniziativa organizzata da BNI, un network nato nel 1985 negli Stati Uniti e da alcuni anni approdato anche in Toscana. I suoi membri si ritrovano settimanalmente per instaurare o rinsaldare relazioni professionali, un nuovo modo di fare affari che punta molto sulla collaborazione e il continuo scambio di informazioni, come ha spiegato Daniele Pagno, direttore di BNI Toscana Ovest. BNI è un'organizzazione che crea reti di imprenditori e liberi professionisti sul territorio nazionale e in tutto il mondo. Oggi è un giorno speciale perché ci siamo trovati i membri BNI delle province di Prato, Pistoia e Lucca, un incontro strutturato per fare una cosa semplice, creare referenze, creare business, creare attività per le loro aziende. Quindi è un giorno veramente speciale. Avendo chiamato a raccolta i gruppi delle province toscane del nord-ovest, l'incontro all'Hotel Guinigi è stato inevitabilmente molto partecipato, tanto che diversi imprenditori si sono fermati anche dopo la fine ufficiale dell'evento per approfondire le occasioni di collaborazione emerse nelle due ore precedenti. E siamo allo sport con il calcio. Il Castelnuovo riparte da Contadini e crede nei play-off di promozione. Guido Casotti. Lo scialbo 0-0 con il Viacce è costato la panchina ad Andrea Cipolli. Così, in una sorta di staffetta tra ex grandi terzini sinistri di qualche lustro fa, il Castelnuovo ha chiamato Riccardo Contadini al capezzale della nobile blasonata compagine gialloblu. Ci si allena in notturna nella fredda serata castelnovese perché siamo al dilettantismo puro e sembrano lontani i tempi della C2. Attualmente la squadra occupa il settimo posto e l'approdo di Contadini è dovuto al fatto che i dirigenti credono ancora nelle potenzialità di Francesco Inglese e compagni per gli spareggi post-season. Non sarà affatto semplice, anche perché ci vuole almeno il quarto posto. Una posizione che classifica Docet al momento allontana solo 4 punti, anche se va detto che mancano solo 6 partite alla fine. Quello di Contadini è un gradito ritorno, così si confessa tra la gioia di allenare il Castelnuovo e un obiettivo in cui bisogna credere o perlomeno provarci per non avere rimpianti. Anche ormai siamo alla fine del campionato, però è ovvio che è stata una notizia piacevole magari. Noi ci proviamo, ci sono 6 partite, sono 6 finali, cominciamo già la domenica contro la Real Ceretese, una grande squadra, poi dove avremo il Meridian e poi l'Arcianese, intanto pensiamo alla Real Ceretese, conosciamo un pochettino i giocatori, sono specialmente il tridente davanti molto, molto forti e quindi niente, da domani sera iniziamo a lavorare anche sulla squadra avversaria per farci trovare preparati per domenica. Dunque la prima di 6 finali sarà quella di domenica prossima sul campo della Real Ceretese, terza in classifica. Non sarà semplice fare risultato, ma i gialloblu dovranno provarci. Un colpaccio al pala Tresi di Cerreto Guidi riaccenderebbe nuovo entusiasmo e renderebbe imprevedibile il finale di stagione. Ed è tutto per il telegiornale, l'edizione che riguarda Lucca Piana e Garfagnana. Grazie per averci seguiti. Adesso una breve pausa pubblicitaria, poi come sempre la linea passa al telegiornale della Versilia. Arrivederci.